gossip, ecco perché Stefano Bettarini non è naufragato all'Isola dei Famosi. Il settimanale di Gossip Spy ha svelato i motivi che hanno spinto la produzione dell'Isola dei Famosi a rinunciare a Stefano Bettarini. Stefano Bettarini e Michela Coppa dovevano essere i due rinforzi nel cast dell'Isola dei Famosi, ad annunciare i nomi di questi naufraghi mancati, è stato il settimanale, chi nel suo ultimo numero. A spiegare perché l'ex calciatore non è più partito per l'Honduras, invece, è stato Spy, secondo la rivista di Gossip, infatti, la produzione del reality avrebbe scelto di rinunciare al toscano per evitare scontri e litigi con la sua ex fiamma Alessia Mancini. Stefano Bettarini non va all'isola per colpa di Alessia Mancini? Ci saranno oppure no dei nuovi ingressi all'Isola dei Famosi? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan del programma in questi giorni, soprattutto dopo aver letto i gossip contrastanti che circolano sui giornali e sul web riguardo questo argomento. Inizialmente è stato il settimanale chi a spiegare che due VIP erano pronti a partire per l'Honduras e rimpiazzare i ritirati Francesco Monte, Chiara Nasti e Craig Warwick, a far saltare tutto all'ultimo momento, sarebbe stata la stessa produzione per reality per motivi sconosciuti. Oltre a precisare che, per adesso, non è previsto l'arrivo di nessuna new entry nelle reality, la rivista diretta da Alfonso Signorini ha svelato l'identità dei personaggi, che erano già pronti a volare oltreoceano, Stefano Bettarini e Michela Coppa. A motivare perché gli addetti ai lavori hanno deciso di rinunciare ad un aspirante naufrago molto forte come l'ex calciatore, nonché finalista del primo Grande Fratello VIP inviato della scorsa edizione dell'Isola, ci ha pensato Spy nel suo ultimo numero. Sulle pagine del settimanale, dunque, si legge, per sostituire i concorrenti, che si sono ritirati, è stato contattato Bettarini, ma quest'ultimo non era gradito dalla sua ex fiamma Alessia Mancini. Si è voluto evitare un rancore, che sarebbe potuto esplodere in Honduras, con inevitabili liti e scenate. Stando a quello che sostiene Spy, dunque, la produzione del reality Mediaset ha scelto di non far incontrare gli ex Stefano e Alessia, perché pare che tra loro attualmente non corra buon sangue, sarà per questo che il toscano giudica negativamente l'ex letterina nelle tante interviste che ha rilasciato sull'isola? Isola dei Famosi, nuovi concorrenti o clamorosi ritorni? Che Stefano Bettarini e Michela Coppa non faranno parte del cast della 13ª edizione dell'Isola dei Famosi, è ormai certo, non ci resta che scoprire se la loro mancata partenza favorisce l'arrivo di qualcun altro in Honduras oppure no. Stando ai gossip che circolano sul web in questi giorni, le intenzioni degli addetti ai lavori sarebbero quelle di rimpiazzare in qualche modo i tanti ritiri che ci sono stati sin dall'inizio del programma, oltre a Francesco Monte, Chiara Nasti e Craig Warwick. Infatti, presto potrebbe lasciare definitivamente il reality anche Lucas Casella per motivi di salute. Quando è stata resa pubblica la notizia del forfè dell'uomo, che parla con gli angeli, per esempio, hanno iniziato a venir fuori delle chiacchiere sul presunto arrivo nel cast dell'isola di una certa Aida Nazir, protagonista di molte trasmissioni in Sud America ed antagonista di Marco Ferri in un'edizione spagnola del GF VIP. Qualche ora fa, invece, Riccardo Signoretti ha lanciato sui social una notizia clamorosa: pare che ben tre dei naufraghi eliminati al televoto, Filippo Nardi, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, potrebbero presto tornare in gioco. Il direttore di nuovo ha fatto sapere che l'addio di questi personaggi all'Honduras potrebbe non essere definitivo. Cosa accadrà nelle prossime puntate dell'Isola?